Intanto che loro risolvono questo difficilissimo memory, voi guardate un secondo cartone animato dei Cuccioli, ma attenti perché anche per voi ci sono tre domande. Ci vediamo? Io non so chi sia, una maga l'ha portata via, forse ha fatto una magia, attenti, attenzione, ha rubato la pozione. Una maga l'ha portata via perché ha fatto una magia e quella pozione fa perdere la ragione. Insomma, Cilindro, ti vuoi decidere una buona volta a dirci dove hai nascosto l'ultima perla che abbiamo trovato? Sicura che l'abbia presa lui? Se manca qualcosa non sbagli mai a dare la colpa a Cilindro. E allora? Non mi ricordo di averla presa e soprattutto non mi ricordo dove l'ho messa. Cilindro, Cilindro, Cilindro! La perla assomigliava a una grossa caramella rotonda. E tu, senza ombra di dubbio, te la sei mangiata! Non mangio le perle anche se travestite da caramelle. Questo lo vedremo. Scegli una busta alla numero 1, la numero 2 o la numero 3. Che contengono le buste? Tre sbrigativi metodi per recuperare la perla che tu hai mangiato. Allora, nella prima busta c'è il perla jumping. Nella seconda busta invece c'è cerca cerca tenaglietta, dopo che tu hai aperto la bocchetta. E nella terza? Nella terza c'è... Sei sicuro di volerlo sapere? Nella terza busta c'è una partita a rugby con palla ovale a forma di coniglio. Scelgo la numero uno! Cosa ha vinto? Il concorrente ha scelto la busta numero uno, la perla jumping. Vieni, Cilindro. Ora, Cilindro, lega questa corda a una caviglia e poi ti lanci nel vuoto. Quando la corda arriverà alla fine, la corda si tenderà e la perla ti uscirà dalla bocca come un proiettile. Un momento! Nell'istante in cui io avrò aperto la bocca, la perla si perderà nel vuoto cosmico. Mi sa proprio che dovremmo rinunciare. Credi forse di avere a che fare con dei dilettanti senza nome? Passami quello che sai. Ecco, tieni questo retino. Prima di lanciarti devi metterlo davanti alla bocca. Lo sai qual è la bocca, non è vero? Certo che lo so, è la cosa con cui mangio le carote. Ora che mi ricordo non ho mangiato io la perla, posso andare, vero? Ma certamente, va pure! Oh! Falso allarme, ragazzi! Il retino è vuoto! Non ho mangiato io la perla! Tirate su! Dovremo ripetere l'esperimento con una corda molto più lunga. Ho trovato la perla! Dov'era? Proprio sopra il tuo comodino, diva. Era vicino alla lampada, sotto la mia cuffia da notte, accanto alla spazzola? Sì. Oh, allora l'ho messa io. Cilindro, quante volte ti devo dire di non mettere la perla vicino alla lampada, sotto la mia cuffia da notte e accanto alla spazzola? È ora di metterci in viaggio. Chissà dove andremo a finire oggi. Guardate, siamo fortunati, c'è un gabbiano vicino a quelle pietre. Mi sa che ci conviene atterrare. Per fortuna che ce l'hai detto, altrimenti stavamo qui tutto il giorno a guardare il cielo. Le informazioni sulla perla che state cercando si trovano all'interno del vaso a forma di piede. Senza nome vorrebbe sapere dove si trova il vaso a forma di piede. Vorrei tanto saperlo anch'io. Purtroppo nessuno sa dove si trova il vaso a forma di piede. L'unica cosa che posso dirvi è che vi conviene cercarlo. Vi conviene cercarlo? Vi conviene cercarlo? In questo cartone animato non c'è mai nessuno che ci dia una mano. Bisogna fare tutto da soli. Uffa! Ma non c'è un posto libero alla Disney? Venite, ascoltate e proviamo a ragionare. Dove si può trovare un vaso a forma di piede? In un negozio di profumi. E per quale assurdo motivo un vaso a forma di piede dovrebbe trovarsi in un negozio di profumi, eh? Ho pensato che i piedi puzzano e che quindi un negozio di profumi era il posto più adatto. Ho sbagliato? Un momento. Un vaso di creta a forma di piede potrebbe trovarsi in una bottega di scarpe o di sandali. Proviamo a cercare tra i vicoli della città. Dividiamoci.
Stiamo cercando un paio di scarpe. Lei ci può aiutare? Scarpe? Non ho questo tipo di frutta, io ho solo ananas. Oh, bella, la signora non sa che cosa sono le scarpe. Il nostro lavoro si sta complicando. Mi scusi, sto cercando una boutique. Mi può indicare la strada? In questo paese abbiamo una sola boutique. La può trovare in fondo a questa strada, sulla destra. Grazie. Non c'è di che. Non la sto dicendo a te, ma a lui. Cilindro, tu non mi ringrazi mai abbastanza. Andiamo. Non credo proprio che sia questa la boutique che stavi cercando, vero, Diva? Sta zitto, Cilindro. Su, andiamo a raggiungere gli altri. Che cosa devo guardare senza nome? Abbiamo trovato le scarpe! Avvisiamo immediatamente gli altri. È senza nome che ci chiama. Andiamo. Senza nome ci chiede di seguirlo. Forse ha trovato qualcosa. Accidentaccio! I cuccioli stanno seguendo il lama e tra pochissimo saranno sulle tracce del vaso a forma di piede. Bisogna impedirglielo subito! E per quale motivo bisogna impedirglielo? Giusto, Cambalook. Grazie, Kunkun. Non c'è di che, Cambalook. Il piacere è tutto mio, Kunkun. Abbiamo intenzione di andare avanti ancora tanto, Cambalook? Non lo so, Kunkun. Ma insomma, le volete chiudere quelle boccacce? Che roba! Non lo avete ancora capito che quando parlo io, voi due dovete stare muti e immobili? E perché? Giusto, Cambalook. Grazie, Kunkun. Non c'è di che, Cambalook. Siamo diventati di pietra, Kunkun. Giusto, Cambalook. Grazie, Kunkun. Non c'è di che, Cambalook. Forse è molto meglio per noi se ce ne stiamo zitti, Kunkun. Credi che la maga ce l'abbia con noi, Cambalook? Dobbiamo impedire loro di prendere il vaso, perché altrimenti trovano le perle e la mia pozione portata dal vento non avrà alcun valore. Avete capito? Capito? Ma che cosa dobbiamo fare, trasformati in pinguini? Se i cuccioli seguono il lama, arriveranno sicuramente al villaggio di Guiyan, il luogo dove si trova il vaso di Creta a forma di piede. Dovete trovare un modo per portarli fuori strada. E tu che farai? Nel frattempo io mi darò da fare per avvisare chi so, per farci dare una mano, anzi un piede. Avanti, correte! Scusa, ma me lo vuoi dire come facciamo a correre se siamo due pinguini? Avresti potuto almeno trasformarci in un paio di coguari! Poche storie, andate! Tra poco sarà notte e tutti saranno costretti a fermarsi. Sì, e allora? E allora noi metteremo in atto il piano. Quale piano? Chiudi quella bocca e lascia fare a me, d'accordo? Allora, hai capito? Ti avvicini al lama, prendi le pantofole e poi cominci a camminare dirigendoti verso il villaggio. E perché? Perché in questo modo i cuccioli se ne torneranno indietro. E allora? Allora non troveranno il vaso di Creta a forma di piede, capito ora? Ho capito! Così Maga Cornacchia sarà contenta. E se il piano non funziona? È impossibile. Muoviti! Ora indossale. Bene, adesso non mi resta che svegliare il lama e farlo partire senza scarpe, così che al sorgere del sole i cuccioli seguiranno le tracce lasciate da Kunkun. Ma come? È già mattina. Dovrò decidermi a comprarmi un boutique tac con sveglia incorporata prima o poi. Sta funzionando alla perfezione. Oh no! Nella fretta mi sono dimenticato le scarpe. Nessun problema, per fortuna ne porto con me sempre un paio di riserva. Grazie, senza nome. Che cosa vuoi dire? Nel cartello non c'è nulla. Senza nome ci vuol dire che il lama è sparito. Faremo come fanno i Pelle Russa. E cioè, vuoi spiegarlo a tutti? Penna in testa e seguiamo le tracce. Buona idea, Cilindro. Ho sempre sognato di indossare un meraviglioso cappellino di penne e piume. E
Perfetto! Ora troveranno le tracce lasciate da Cuncun e tutto andrà come deve andare! Venite, venite! Qui ci sono delle tracce che vanno verso Valli! Eccole! Fermi, fermi! Quella cos'è? Sicuramente una piuma di pinguino! Ne ho viste tante nel mio ultimo viaggio al Polo Sud! Certo, ma che cosa ci fa un pinguino qui in Perù? Sono avvenuto in gita scolastica! Togliti la penna, cilindro! Perché? Toglitela e non fare domande! Non sai che siamo in estate e in estate non si fanno gite scolastiche? Senza nome sta richiamando la nostra attenzione! Il lama che stiamo seguendo è andato un po' in salita e un po' in discesa! Curioso! Togliti ancora la penna, cilindro! Non vorrei rovinarla! Perché? Volete smetterla voi due? Non capite che se non troviamo il lama la nostra missione fallirà e il bosco di mezzo sarà in grave pericolo? Senza nome dava uno sguardo alla valle e ci diva da che parte andava! Perfetto! A sinistra! È una cosa impossibile! Devo avvisare immediatamente Maga Cornacchia che dovrà mettere in atto il piano B! Guardate! Il lama sta entrando in quella bottega! E c'è anche il vaso che stavamo cercando! Questo vaso di creta a forma di piede appartiene all'uomo di Creta senza piede! Trovatelo e troverete la perla! Sapevo che avreste fallito! Come facevi a saperlo? Sta zitto, Cuncun! Per fortuna l'ho avvisato e adesso ci penserà lui a fermare i cuccioli! La maga aveva ragione. Siete stati voi a rubare il mio piede. Noi non l'abbiamo rubato. L'abbiamo preso dalla bottega per restituirtelo. La maga mi aveva detto che avreste usato questa stupida scusa per cercare di giustificarvi. Allora la maga ti ha anche detto che cosa abbiamo trovato dentro al tuo piede. Certo, che avete trovato il mio calzino. No, non abbiamo trovato solo quello, ma c'era anche questa. Una piuma di pinguino. Ma quella piuma è mia! Puoi stare un po' zitto, tonto! Allora sei stato tu a rubarmi il piede! No! Io non ho rubato il piede, io ho rubato la scarpa! E poi io non sono un pinguino, sono un ermellino! Se tu sei un ermellino, io sono Nembo Kid! E io sono il gatto con gli stivali! E io invece sono Rex! E io sono il principe azzurro trasformato in rana e... Io sono Britney Spears! E io sono Cilindro! Togliti un attimo la penna che hai in testa. Devo fare il mio dovere, Cilindro. Se è per questo, anche io sono un ermellino. Smettetela! Certo, farete bene a smetterla voi tre, se non volete che vi prenda e che poi vi spedisca sulla luna con un calcio. Bello, avevo voglia di fare una partita di calcio. Anche io, Cambaluk. Ma non lo avete capito, tonti, che siamo noi il pallone. Vogliamo via prima che sia troppo tardi. Che cosa state facendo? Non sapete che i pinguini non volano? Allora ritrasformaci in ermellini! Eccovi accontentati, credo. Oh, che gli ermellini non volano! Ma che peccato! Ora ridatemi il mio piede che io vi darò la perla. Questa è la vostra perla e buona fortuna. Ora ritorniamo alla bolla. Mi raccomando, Cilindro. Sta bene attento a non mangiare la perla, perché altrimenti... Altrimenti cosa? Altrimenti e basta, Cilindro! Quale cucciolo ritrova la perla che non si trova? Pio? Senza nome? Olly? Che forma ha il vaso che i cuccioli devono recuperare? Mano? Piede, occhio. Di che colore sono le scarpe indossate dal lama? Arancioni, blu, fucsia. Iscriviti al canale. Guarda altri video.